Grazie Presidente. E questa l'ennesima gigantesca anomalia italiana, l'ennesimo provvedimento inemendabile, forse incostituzionale, che aumenterà sicuramente confusione e inefficienza, che la Corte dei Conti ha già denunciato, accrescerà i costi di gestione. Si tratta dell'ormai noto gioco di prestigio con le parole, private di significato. Appare persino difficile rispondere a domande semplici del tipo: sei a favore della città metropolitana? Quale? Quella di Del Rio? Contraria. Quali? Bisogna sempre specificare, doveroso spiegarsi, fare distinguo. Si tratta dell'ormai noto gioco di prestigio con le parole, private di significato. Appare persino difficile rispondere a domande semplici. Sei a favore delle città metropolitane? Quali? Quelle di Del Rio? Contrarie. Quali? Bisogna sempre specificare, doveroso spiegare, fare distinguo. Trappole. La legislazione italiana non fa che creare trappole per topi. Sei contrario all'abolizione dell'IMU per la prima casa? No, sono contrario alla ricapitalizzazione di Banca Italia. Una faticaccia. Le città metropolitane di Del Rio sono super capoluoghi con poteri speciali per governare territori urbani complessi e densamente popolati. Un nuovo ente che non trova riscontro in Europa. Basta partire da un numero, 10 nel disegno di legge del governo Letta, diventano 18 alla Camera, poi 20. Proprio come è stato con le province, un organismo canceroso che continua a crescere in modo incontrollabile per l'ingordigia di alcuni e non per le effettive esigenze urbanistiche e territoriali, Presidente. Almeno mi ascolti lei, così io ho qualcuno. In Germania, nel Regno Unito, in Francia, in Spagna, in Olanda, in Austria, con 280 milioni di abitanti e 110 grandi aree urbane, i governi metropolitani speciali sono solo 10, la metà di quelli che l'Italia vuole creare con una popolazione quasi 5 volte inferiore. A cosa è dovuto il nostro urbano entusiasmo? A un maturato e condiviso dibattito urbanistico? A una consolidata idea di comunità? A una spinta dal basso di esigenze territoriali? O piuttosto al fatto che l'Unione Europea, Presidente, ha appena attivato specifici finanziamenti per le aree metropolitane? Un nuovo osso da spolpare, gettato ai comuni con la bava alla bocca, cani affamati dalla spending review, come si sta provando a fare con i parchi nazionali, Presidente, gettate loro un osso. Le organizzazioni internazionali considerano aree metropolitane quelle con determinate dimensioni fisiche e demografiche, alta densità abitativa, concentrazione di attività produttive e soprattutto stretta interdipendenza tra nucleo centrale ed hinterland. Nella ricerca del Censis si evidenzia che il dibattito italiano ha assunto un connotato di assoluta specificità che non trova riscontro in Europa. Nessun altro paese, Presidente, impone dall'alto un modello unico perché non funziona, ma si istituiscono specifici enti metropolitani con le esigenze dei territori che producono soluzioni di governo secondo un impasto di ragioni storiche, assetti amministrativi, scelte condivise e maturate progressivamente. Madrid, Vienna e alcune città lander tedesche hanno status privilegiati con funzioni legislative. A Barcellona cooperano gli enti di base, Londra è un unicum con sindaco e assemblee eletti direttamente. A Parigi, dopo decenni di dibattito, dal basso sono state istituite 3 sole città metropolitane. In Italia, scrive il Censis, mancano le dimensioni demografiche, manca il dibattito locale, manca il sentimento. Dopo decenni di padroni in casa propria, di depauperamento della comunità, di devastazioni territoriali, di costruzioni abusive, lottizzazioni abusive, il dibattito culturale, il sentimento in Italia è zero.
Il miraggio dei fondi europei rende metropolitane città che secondo gli standard internazionali non lo sono, come Reggio Calabria, e poi Salerno, Brescia, Bergamo, e poi ancora Palermo, Trieste, Cagliari, che sono capoluoghi di regioni a statuto speciale, vanno tutelati. Poi un paio tra Padova, Vicenza, Verona e Treviso, che insieme fanno 1,5 milioni di abitanti. E poi Messina e Catania sono a statuto speciale, già previste, come possiamo escluderle? E sono 20, si dirà poco male, visto che le corrispondenti province verranno annullate. Falso, perché se 3 comuni non vogliono sottostare le città metropolitane, hanno il diritto di sganciarsi, facendo rivivere le province. Giuristi, economisti e Corte dei Conti nelle audizioni hanno segnalato dubbi e criticità. La logica avrebbe dovuto essere la semplificazione, il risparmio. Invece abbiamo moltiplicazione di enti e conflitti istituzionali, un pasticcio italiano. Naturalmente è noto, noi non vogliamo mantenere lo status quo, noi vogliamo abolire le province e, se sarà possibile, aprire un vero dibattito dal basso sulle città metropolitane di stampo europeo, se se ne porranno le condizioni culturali innanzitutto. Ma le cose vanno fatte con onestà intellettuale, procedendo innanzitutto con l'abolizione delle province per legge costituzionale, altrimenti il solo risultato sicuro è che si faranno danni e aumenteranno i costi. Grazie Presidente. Grazie.